Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, questa sera due sole parole. Sì, Paolino, la gioia di Balla ritorna e segna nel secondo tempo il raddoppio, dove il primo, la grandissima assistenza di Chiesa, ha messo Ronaldo in condizioni di realizzare l'ennesimo gol. È una vittoria finalmente da grande Juve, da squadra, perché dentro questo Juventus-Napoli c'è stato tutto. È stata una partita bellissima da vedere, con una squadra importante che mette tutti spesso e volentieri in difficoltà, che veniva da quattro vittorie consecutive. Noi eravamo in una situazione sotto pressione, sotto massima pressione, un punto nelle ultime due, i rumors da scacciare, soprattutto una classifica da mettere a posto. La Juventus gioca finalmente il recupero di questa gara che il Napoli viene a disputare a Torino e la vince meritando con il gioco, con la palla che correva veloce, con l'aiuto di squadra, con la grande personalità, con delle bellissime giocate e soprattutto con un grandissimo spirito di sacrificio. Se la Juve gioca così, aiutandosi in tutte le zone del campo, può assolutamente ancora vincere con qualsiasi formazione, e lo ha dimostrato anche in questa stagione altalenante, quando ha disputato degli ottimi incontri, per esempio in trasferta a Barcellona, a San Siro, contro il Milano, in casa contro la Lazio e quest'oggi contro il Napoli. La Juve vince 2-1 col gol di Ronaldo e di Paulino Dybala, ma poteva anche segnarne altri 4 o 5. La statistica dice che, però, questa sera, attenzione, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, che abbiamo fatto una decina di tiri con 5 occasioni pulite e alla fine 2 gol, che è molto meglio di quando facciamo 22-28 tiri, come nella gara a Napoli, e poi magari invece alla fine perdiamo 1-0. Quindi, grande cattiveria e velocità sotto porta, sviluppo del gioco, di prima, sovrapposizioni, cambio di posizioni e soprattutto grande sofferenza in sacrificio per aiutarsi dappertutto, fino in fondo, fino al minuto numero 94, 95, 96, a seconda di quanto è il recupero, come il recupero di Paulino Dybala, che è molto importante perché è un giocatore che mancava da 3 mesi e che comunque ha classe e dà delle alternative, come è successo stasera nel secondo tempo. Ma il gioco si è sviluppato molto bene a metà campo, nel centrocampo, quello che quando ha delle varianti e delle possibilità e sta bene e è a disposizione può essere ancora molto importante. La linea difensiva manco ve la devo spiegare, perché siamo la prima difesa del campionato. Siamo ancora la prima difesa del campionato. Davanti dobbiamo realizzare un po' di più, perché anche stasera abbiamo lasciato qualche gol di troppo per strada. Però va benissimo così. Adesso la classifica dice il vero. La Juve è terza e a un punto dal secondo posto del Milan. Ha scavalcato l'Atalanta e ha lasciato il Napoli dietro di 3 punti. Avanti così tutte le partite, partita dopo partita, step by step, per salire fino alla fine. Forza Juve, in gol.